Salve a tutti, come va? Come state? Siamo qua oggi per fare un video un pochino diverso dal solito. Anziché fare la speed art, ho pensato, visto che sono da sola in casa, non ci sono rumori e quant'altro, di fare una grafica e di commentarla mano a mano che la faccio. Poi ovviamente questo video sarà un disastro da montare, ma fa niente, giusto? Per voi questo è altro. Allora, innanzitutto andiamo a spiegare subito qual è il piano, ok? Voglio fare una grafica, questa totalmente personale, non è una commissione, di un mio personaggio, anche se non ho mai sviluppato, non ho mai scritto di questo personaggio, se non un capitolo solo di prova, e sarebbe Aura, che è l'amica di Sigyn nella ipotetica storia che vorrei scrivere fra Sigyn e Loki, però ammetto che mi manca l'ispirazione, quindi non so se verrà mai la luce, però avevo appunto scritto un capitolo di prova. E avevo già individuato appunto questo personaggio secondario che mi piace molto a livello di character design, a livello proprio visivo. E quindi niente, volevo fare una grafica perché mi ispira, semplicemente non c'è altro motivo. Aura è una ninfa delle caverne, una ninfa scura, e quindi niente, si tratta di prendere questa modella che ho già individuato e ho preso su Deposit Photos e andarla a modificare. Ok, quindi sarà una specie di appunto mezzo busto ritratto di quest'aura. Quindi niente, ragazzi, senza ulteriori indugi, andiamo a incominciare. La prima cosa da fare in questo caso è isolare la modella sicuramente. Altra cosa che so è che probabilmente non manterrò i capelli ricci, perché nella mia visione Aura ha i capelli lisci. Di lei manterremo penso solo il volto e il corpo, mentre andremo a eliminare tutto il resto, compreso anche il fiore, e le cambieremo anche lo sfondo. In realtà per lo sfondo non ho niente di previsto, già pensato, però non lo so, vedremo mano a mano. Beh, sì, ha fatto un lavoro abbastanza buono, tranne qua, ma comunque va bene. Quindi facciamo selezione, nuovo livello con maschera di livello, così appunto mi crea un nuovo livello con la maschera e lo sfondo cancellato. E possiamo andare a mettere uno sfondo scuro temporaneo, una tinta unita, la facciamo nera, grigio scuro, grigio antracite. Qua selezionato male questo punto, di solito vado a mano, è una cosa che ho detto anche in vari video, c'è chi tende a magari a fare la selezione migliore. Mentre io non lo so perché la fase di selezione è una cosa che mi urta sempre e quindi quando devo modificare qualcosa, qualche dettaglio così, preferisco andare a spennellare a mano anziché fare una selezione migliore prima. Probabilmente questo è un metodo che non tutti approvano, ma ehi, il mondo è bello perché è vario, giusto? È solo un altro modo per giustificarsi. Ok, quindi abbiamo la nostra base, poi cosa che faccio quasi subito è scegliere più o meno la proporzione. Io spesso voglio che sia adattabile a Instagram, quindi quello che faccio è un 4-4 quinti e vado un pochino a ridimensionare. Allora, prima di procedere, nella fase più di bozza, diciamo che tendo a fare più che altro le cose macroscopiche, quindi in questo caso la parte probabilmente che dovrò modificare di più è quella dell'orecchio, perché le mie ninfe hanno le orecchie a punta, ma molto a punta, nel senso proprio lunghe, anche semimobili. Quindi andiamo a prendere lo stock di un orecchio. Allora, a volte li disegno io, ad esempio nella grafica di Ariel, il personaggio di Dungeons and Dragons della mia amica che ho pubblicato poco tempo fa su Instagram. In quella grafica lì l'avevo disegnato io a mano. In questo caso voglio cercare di saltare un po' di passaggi e guadagnare tempo andando a usare uno stock che ho trovato su DeviantArt. Ovviamente metterò tutti i link in descrizione e penso che andrò a usare questo qua, che è quello più simile a quello che mi immagino.
anche se probabilmente devo farlo un po' più appuntito, però insomma adesso proviamo a vedere come sta. Lo trasportiamo. Quanto è piccolo! Quanto è piccolo! Allora, quando vado a fare, allora questa non è una grafica particolarmente complessa perché comunque di aggiunte ce n'è poche, c'è solo questo orecchio. Però mi capita spesso di farle molto più difficili, ad esempio, quando vado a mettere la testa di una modella su un'altra modella, oppure vado a usare più modelle per fare più parti del corpo, no? Mi è capitato, non so, di usare il torso di una, le braccia di un altro, la testa di un altro ancora. In questi casi cerco sempre di far combaciare quello che sto aggiungendo io con quello che era del modello originale. In questo caso, un esempio di questo passaggio è far combaciare il lobo col lobo che ha lei davvero, no? La cosa che voglio fare è modificare un po' la forma perché qua mi sembra un po' troppo cicciotto. Quindi andiamo a fare una bella maschera. Cancellare qua, cancelliamo tutto. Allora, questa è la parte che ammetto mi fa un po' più paura. Come sempre, coi capelli, quando dico nei video che ne sono soddisfatta, è perché è un passaggio che appunto mi mette sempre molta ansia. E vedrete che qua, se li disegno tutti a mano io, probabilmente ci starò sopra parecchio tempo. E quindi non so, è una fase che mi mette un po' ansia. La parte di spalla, questa parte qua, ci sono due modi per metterla a posto. Il primo è ridisegnarle la spalla, il secondo è nascondere i capelli originali mettendole i capelli nuovi ed è probabilmente quello che andrò a fare io. Quindi l'idea è farle una specie di coda, diciamo. Che venga qua in avanti e che copra tutta questa parte, al massimo potrebbe rimanere un po' di spalla qua che dovrebbe rimanere scoperta, in questo caso penso la disegnerò. Tutto il resto qua bisogna insomma ricostruire tutta la testa, volevo farlo un po' di frangetta, un po' di capelli qua, insomma devo un attimo valutare. La cosa più particolare di Aura è anche il colore della pelle e dei capelli. Perché mi serviva comunque, vabbè, una modella di colore, però ha un colore molto meno saturato, non è così marroncino, quindi dobbiamo togliere del rosso, dobbiamo togliere del giallo e dobbiamo lasciarlo quasi blu, ok? Quindi andiamo subito a cambiare questa cosa, uniamo in un livello solo l'orecchio e la modella, questa modella sotto la possiamo cancellare. E andiamo a togliere della vividezza. Ok, è circa così come me la immagino io. Però questo blu lo dobbiamo un po' togliere da alcuni punti, perché alcuni punti voglio che siano un pochino più rosati, tipo le labbra, tipo le guance. Quindi andiamo un attimino a togliere un po' di questa satura, un po', no? Non così tanta. Ok, allora non è male, non è male, però sto pensando che forse come sottotono arancione è un po' troppo arancione, dovremmo mettere magari sotto al colore questo qua, questo blu viola della sua pelle base, un colore un pochino più. Proviamo un po' di rosso, vediamo. E vediamo cosa succede se io lo vado a cambiare in qualcosa di un pochino più. Ah, è giallino, così riprende anche tutto il fatto del colore dell'oro, eccetera.
Not bad, not bad. Le labbra sono ancora molto, molto in forse, però. Ecco, un mio problema, non so perché, non aumento mai con lo zoom e cerco sempre di lavorare su macroscopico, ma non va bene, scusa, ho lo zoom, usalo, santo cielo, Giulia, giusto? Neanche lo pagassi a parte lo zoom. Mi sta venendo ora che probabilmente c'è un metodo più intelligente di fare questa cosa che io sto facendo, ma io oggi non mi sento intelligente, quindi va bene così. Ma che carina che è, ma che carina! Gli occhi. Dobbiamo andare a prendere un paio di iridi, perché come ho detto in un mio tutorial di qualche tempo fa qua su YouTube, gli occhi scuri sono i più difficili da schiarire. Allora, se questa modella partisse da degli occhi con molti dettagli, allora li schiarirei. In questo caso, però, come vedete, praticamente tutti i dettagli dell'iride sono invisibili, quindi andiamo a prendere delle iridi. Oddio, adesso lo mettiamo a posto, ragazzi. Non preoccupatevi, non preoccupatevi. Però voglio che abbia delle belle iridi grandi, quindi penso che andrò un po' oltre quello che dovrebbe essere qualcosa di umanamente accettabile. Che è successo? Perché mi si sta bloccando tutto, Santa Polentina? Perché? Che cosa ho sbagliato? Che cosa c'è? Qual è il problema? Si è sbloccato. Questa cosa mi ha fatto venire un mezzo infarto, quindi facciamo che salva con nome. La salvo sul desktop e la chiamo Aura. Salvato? Posto, possiamo procedere? Bene. Mi piace, ora dobbiamo solo modificare il colore. Il colore, immagine, regolazioni, tonalità, saturazione, andiamo con un bell'oro. Non lo so, sono un po' indecisa sul colore. Adesso comunque noi facciamo un bel gruppo con questo qua, lo chiamiamo iride sinistra, che poi è la sua iride destra, ma è alla mia sinistra, quindi non confondetemi le idee. E la andiamo a duplicare per farla anche dall'altra parte. Ok, vedete che quest'occhio è troppo chiaro. Se io li tolgo tutti e due, qua è molto più in ombra rispetto a qua. Si vede soprattutto andando a prendere un contagocce. Vedete, se io prendo questo grigio, è molto più chiaro di questo grigio. Ok, quindi questo vi fa capire che quest'occhio qua è molto più illuminato di questo. Ergo, noi dobbiamo tradurre questa cosa anche sulla nostra iride, altrimenti sembra strana. Qua l'ho tagliato un pochino male, aspettate che la stondo. Quindi noi dobbiamo scurire un po' quest'occhio e solo questo. Quindi prendiamo un po' di esposizione e lo scuriamo.
L'orecchio, non possiamo più rimandare. Facciamo l'orecchio. Allora, devo un attimo collegare questo orecchio a qui, quindi andiamo a disegnare un pochino di pelle che ci possa aiutare a collegare il tutto. Ok, sono arrivato al punto che l'orecchio mi piace abbastanza. Prima di andare a finirlo, però, voglio essere sicura che stia bene insieme ai capelli. Quindi, anche se ho rimandato, è tempo di fare una bozza dei capelli. E vado a prendere dei pennelli, che sono questi qua di Dye Rat, si chiama. Su DeviantArt, io li uso sempre. Devo ridisegnare la spalla, no? Era proprio quello che volevo evitare. Fai niente, dai, fai niente, fai niente. Allora, questi saranno tutti da tagliare perché staranno dietro e poi proviamo a darle un attimo una forma della testa perché vederla senza testa, poveretta, mi dà un po' di ansia. Non è male, devo dire che non mi dispiace così. Naturalmente, adesso vi faccio vedere qual è l'idea, perché capisco che da questa bozza faccio un po' schifo. L'idea è di stare dietro. Sarebbe tipo così. Magari metterle qualche capello in più qua davanti, qua dietro la spalla, sarà tutto dietro la spalla e anche qui purtroppo. Questo vuol dire che devo ridisegnare la spalla. Male, molto molto male. Un'alternativa a questa frangia potrebbe essere farne una più tipo così, che era un po' la mia idea iniziale, una di quelle frange un po' moderne, alternative. Allora, sono sincera, mi piacerebbe, ma probabilmente non in questa posa. Sono un po' indecisa. Allora, un'altra frangettina che potrebbe starle bene è una robina, tipo una mini frangia, una roba così. Anche la mini frangia non le sta male, ma dai, ma come, no, come faccio a scegliere? Aura, smettila di essere così figa, santo cielo. Adoro. Allora, non ho mai fatto frange, quindi diciamo che per me è un campo abbastanza nuovo. Allora, questo è più particolare, però in questa posa forse è un po' strana. Sicuramente dovrei fare bene la prospettiva qua, e visto che non è una cosa in cui brillo, probabilmente mi verrebbe male. Quindi non vorrei, insomma, esagerare. Questa è molto caruccetta e l'altra, quella originale col ciuffo,
È così, è bella, ma è un po' più classica. È un po' più classica, probabilmente col ciuffettino è un po' più moderna, bellina. Sentite l'entusiasmo nella mia voce. Devo dire che non mi spiace per niente. Non mi spiace con la frangina. Non mi spiace con la frangina. Bellina però, mi piace molto, la bozza mi piace, la bozza mi piace assai. Un'altra cosa che volevo farle era farle una bella lacrimuccia d'oro che scendesse qua così, e quindi adesso andiamo a fare anche quella. Poi bisogna pensare anche un po' all'ambientazione, quindi insomma siamo ancora in alto mare. Anyway. Andiamo, allora, l'unica grande cosa che mi è rimasta come dubbio sono le labbra sul viso. Ah, e la goccia d'oro. Adesso quella lì vedo se ho già uno stock io, se no lo andiamo a cercare. E le labbra. Io direi che le lascio così. È stato rapido e indolore, ma stanno veramente bene. Ma che bella che è! Aura! Aura, smettila! Smettila! Smettila, mi stai facendo provare cose. Basta. Salviamo, va. Salviamo. Dai, in realtà dobbiamo seguire la gravità, quindi ho fatto un errore idiota, veramente idiota, perché dovrebbe essere più verticale. Adesso andiamo a fare questa modifichina. Ora, come si fa a fare realistica questa goccina? Bisogna metterle un pochino d'ombra dietro, perché ovviamente la luce arriva di qua, no ragazzi? La luce arriva di qua, quindi deve proiettare un pochino di ombra da questa parte. Ergo, ombra esterna. Mi piace, dai, mi piace. Approvo, approvo. Ora abbiamo fatto le labbra, abbiamo fatto la lacrimuccia. L'ambiente, avevamo parlato dell'ambiente, l'ambiente. Not bad, devo dire, però ovviamente sì, gli va cambiato il colore. Ora che ci piacciono, dobbiamo andare a fare quella spalla. Oddio mio. Oddio mio. Allora, tra l'altro c'è un'altra cosa che avrete notato, qua lei è tagliata, no? Ci sono due modi per risolvere questa cosa. Il primo è continuare un po' lei, insomma, disegnarla un po', probabilmente potrei farlo, adesso vediamo. Il secondo è metterle un pochino di fumo intorno, cosa che comunque era prevista, un pochino di fumo d'oro qua. Quindi probabilmente farò una fusione dei due metodi, nel senso che allungo un po', però senza dilungarmi troppo sui dettagli, quindi anche se non viene perfetto fa niente, perché dopo verrà comunque in buona parte nascosta da questo fumo, almeno questa è la mia idea. E vediamo, vediamo come viene, ok?
Ok, andiamo a pensare agli orecchini. Ok, ragazzi, è ora di fare i capelli. Ho paura. Ok, allora ho unito lei in un unico livello, così possiamo fare i livelli di capelli sopra e sotto, ok? E poi si va, ragazzi, si va con i capelli, si va con i capelli. Allora, da qua in poi era arrivato il mio compagno a casa, quindi c'era un po' più di movimento e di rumore, quindi ho provato a continuare, ma parlavo piano, non si sentiva bene, c'erano altri rumori di fondo, quindi insomma mi permetto di fare un commento a posteriori. E qua ho velocizzato il video e diciamo che è un po' più lento dei miei soliti speed art, così posso commentare bene la parte di capelli. Allora, come vedete qua avevo intanto cambiato lo sfondo per vedere bene quello che stavo facendo e avevo anche messo un po' in trasparenza la bozza per cercare di seguirla e poi stavo rifacendo essenzialmente tutto da zero, tutti i contorni. Volevo appunto fare questi capelli belli voluminosi e fin da subito mi sono piaciuti tantissimo, non vedevo l'ora di fare quella frangetta che davvero secondo me le dà proprio il suo carattere, il carattere di Aura e qua infatti mi sono messa a fare la bozza di quella. Poi ho iniziato con qualche ciocca davanti all'orecchio, anche se in realtà molto meno voluminosa, diciamo, di quello che era nella bozza, perché mi sono accorta che alla fine l'attaccatura dell'orecchio era venuta particolarmente bene, non aveva bisogno di essere nascosta, anzi, anche perché c'erano tutti gli orecchini, quindi insomma ho fatto solo un ciuffettino, mentre ho litigato molto di più con la parte da lasciare davanti alla spalla sinistra. Non sapevo se farlo in un'unica ciocca, mi sembrava un po' troppo pesante. Ho provato con due, non mi piaceva. Alla fine sono rimasta su una sola ciocca, però un po' più strettina, insomma, e con queste onde un po' quasi vintage, quasi non voglio dire tipo anni 40-50, non lo so, mi dà un po' quella sensazione lì. Mi piacciono molto, mi piace davvero davvero tanto come mi è venuta quell'ondina lì. Qui ho messo un pochino a posto i contorni perché lei non l'avevo mai scontornata bene, all'inizio del video, infatti si vede che l'avevo, insomma, avevo cancellato i capelli ma senza troppa attenzione. Qua ho rifatto un po' tutti i bordi. Ho cancellato gli ultimi residui di baby hair ricci che rimanevano sotto e poi ho dato un po' di highlight bianchi al viso, già che c'ero perché avevo già quel colore col pennello e quindi ho dato appunto questa vivacità in più al viso. E qua ho iniziato ad andare più nel dettaglio sui capelli, iniziando a fare qualche ciocca più piccolina. Se vi dovesse interessare, questo qua è il mio metodo. Io di solito faccio un colore di base, quindi do una forma con un colore unico. E di solito cerco di stare su un colore in realtà medio su quello che voglio ottenere. Ad esempio, se voglio ottenere un castano nocciola, non faccio il colore già castano nocciola, lo faccio un pochino più chiaro, perché così posso aggiungere punti scuri e punti luce e si vedono in ogni caso. Qua un po' contravvenuto alla regola e sono partita già da un colore molto scuro e infatti quello che sono andata a fare dopo è stato aggiungere più che altro gli highlight, non tanto punti scuri, ma sono andata ad aggiungere solo quasi solo punti chiari. Ho dato al tutto un po' questa colorazione bluastra, molto poco saturata, come è stato per tutto il resto della grafica, quindi anche per la pelle di Aura. Volevo insomma riprendere un tono simile sui capelli, giusto un pochino più saturato. E poi vedete faccio tanti livelli di punti luce, quindi ho iniziato con un diciamo grigio azzurrino, canna di fucile un po' più chiaro di quello che avevo usato come base, poi ho fatto un altro livello ancora sopra,
ancora un pochino più chiaro, questo era quasi un grigio non saturato, e fino ad arrivare in altri due livelli a proprio il bianco per fare proprio le parti in assoluto più luminose. Questo ha creato molta profondità, devo dire che mi piace tantissimo come sono venuti e sicuramente ho ancora da imparare sui capelli, ma in realtà poi c'è sempre da imparare su tutto, quindi è un discorso che lascia il tempo che trova. Diciamo che in generale vedo il miglioramento ogni grafica che faccio e sicuramente forse devo allenarmi di più sulla forma dei punti luce perché probabilmente tendo a farli un po' troppo per il lungo e sembrano quasi delle mesh mentre devo andare un po' più sull'orizzontale, però insomma sono tutte cose che piano piano si imparano. E qua avevo iniziato con un pennello un pochino più piccolino e con una ciocca meno folta perché solo tre capelli, proprio tre ciocchine piccole, ho iniziato a fare un po' i dettagli per insomma dividere specialmente l'inizio e la fine dei punti luce per farli un pochino più sfumati, un pochino più realistici appunto. E anche per dare delle linee più sottili in modo che i capelli sembrino sempre meno una massa unica, e sempre di più un'unione di tanti fili singoli. Non so come mai questa modella mi ricorda un pochino Amy Winehouse, non lo so se è lei il viso o la pettinatura, non lo so, però mentre lo facevo avevo proprio in testa lo stile un po' pomposo, no, dei capelli di Amy Winehouse. Qui sono andata a fare anche un po' il sopracciglio perché mi piaceva già come era venuto, ma l'avevo fatto con un pennello molto grosso, quindi ho aggiunto qualche linea un pochino più sottile. E sono andata poi con sempre linee sottili a fare altri punti luce nei punti che erano già illuminati, insomma. Quello che sto imparando è sicuramente andare molto più nel dettaglio e devo dire che ripaga parecchio, perché nel complesso appunto si vede che sono fili singoli e non una massa intera. Anche su questo ho ancora da migliorare, però insomma è un buon passo avanti rispetto a qualche tempo fa in cui i capelli non mi azzardavo neanche a farli, quindi. Qua stavo unendo, cioè inserendo le ciocche proprio finali, che si tratta più che altro di baby hair, insomma, capellini piccoli, oppure proprio ciocche singole di singoli capelli sui bordi, giusto per dare un po' di movimento in più, un po' di realismo in più. E qua ho rimesso lo sfondo perché appunto ero arrivata alla fine della colorazione dei capelli. Ho schiarito un pochino lo sfondo perché essendo i capelli scuri volevo che comunque si vedessero, cioè che facessero un bel contrasto con lo sfondo. E qua ho iniziato a inserire luci e ombre. Sono partita dalle ombre, ho dato più profondità a quel lato del viso della modella e a certi punti, tipo gli occhi, vedete l'attaccatura del braccio, il collo. In generale, la regola che seguo io è quella di scurire un pochino di più i punti che sono già scuri, quindi non mi invento in realtà delle ombre nuove, a meno che non abbia proprio cambiato la luce, ma qua ho fatto arrivare la luce dallo stesso punto in cui arrivava sulla modella, quindi non c'era quel problema e quindi sono andata a scurire le parti scure e a schiarire le parti chiare, essenzialmente in modo da creare molto più contrasto e molta più profondità con tutto quanto. Qua ho messo un pochino a posto i capelli perché, come avevo detto prima, li avevo fatti molto intensi, sembravano quasi delle ciocche di mesh, no? Non dovevano essere quello, quindi li ho fatti tutti un pochino più scuri, un pochino meno contrastati. E
E poi sono andata a inserire quello che mi piace di più in assoluto, l'effetto con il bagliore esterno e il bagliore interno che metto quasi sempre nelle mie grafiche. Vado proprio con gli effetti di livello, vado a inserire bagliore esterno, bagliore interno e poi li vado a mettere solo dalla parte illuminata del corpo, come se appunto tutta questa luce riflettesse su di lei, anche sui capelli, anche se non è realistico, chi se ne frega alla fine dei conti. Volevo solo che fosse bella e d'impatto, non deve essere una foto iperrealistica. Qua ho inserito una texture che avevo trovato in fase di ricerca dello sfondo, avevo trovato questa che sapevo che ci poteva andare benissimo e infatti l'ho inserita, sta molto bene, sono degli sbrilluccichini aggiuntivi da aggiungere sulla parte oro e sul fumo oro nell'angolo in basso a sinistra. E poi altra cosa che faccio spesso per unire il tutto, ho messo un livello di colore unico, però molto poco, cioè abbassando molto la trasparenza, nel senso che non deve essere al 100%, deve essere molto basso, di solito al 5-8%, un livello unico di colore unico che unisca appunto il colore, quindi qua ho messo un po' d'oro in modo da dare una luce un po' diffusa sull'oro e ho anche aggiunto con il pennello un po' di luce dalla parte sinistra, sempre colorando di oro, andando a cambiare un po' il metodo di fusione e viene una luce molto molto naturale. Magari su questo potrei farci un tutorial perché è una cosa che uso davvero tantissimo e che serve davvero tantissimo. E infine qua stavo lavorando sul filtro Camera Raw, di questo ne ho già parlato, comunque in generale serve per cambiare un po' tutti i valori in modo unitario una volta che si è finita la grafica, quindi puoi cambiare contrasto, esposizione, luci, ombre, tonalità delle luci, delle ombre, dei mezzi toni, è uno strumento davvero molto molto utile e che io uso alla fine. Di solito faccio un livello, questo che vedete qua è il primo, per mettere a posto appunto tutti i valori, qua avevo messo a posto anche un po' il tono del blu, e poi ne aggiungo un altro per fare solo un filtro. A volte non lo uso neanche intero quel filtro, nel senso che trovo magari ne trovo uno che mi piace e poi abbasso un pochino la trasparenza, lo metto tipo al 50%, cose del genere, insomma, solo per migliorare un pochino l'aspetto generale e la resa dei colori. Qua avevo trovato, ne avevo trovato uno che mi piaceva molto, che però era molto molto intenso e infatti l'ho messo al 50%. E qua vedete la grafica finita. Sono davvero davvero contenta di come è venuta, specialmente perché era davvero tanto tempo che non facevo qualcosa solo di mio, quindi non di commissione, ma proprio solo di sperimentazione pura. E quindi sono stata proprio tanto tanto contenta di riprendere in mano una grafica solo per il gusto di farlo e con tutto lo spirito di facciamo quello che viene, tanto chi se ne frega. E niente, sono davvero contentissima del risultato. Sono anche contenta di aver ripreso il tutto e di averlo fatto live. E è un video molto diverso dai miei soliti, molto più lungo sicuramente, però spero che possa essere utile a qualcuno che possa essere interessato magari alle tecniche, un po' al processo creativo. E sicuramente se questa tipologia di video piacerà, mi devo prendere un microfono. Lo so, ne sono consapevole, lo dico da anni, da quando ho iniziato con i gameplay di Silent Hill 2, che io devo prendermi un microfono, ancora non l'ho fatto. E quindi so che devo dare un limite a questa cosa e devo comprarmi un benedetto microfono, lo farò, giuro. Però intanto, vabbè, se il video vi è piaciuto, per quanto lungo, per quanto a volte altalenante con l'audio, spero che abbiate voglia di dirmelo e insomma. Ma ci vediamo più avanti e più vecchi. Grazie a tutti per la visione, vi mando un bacetto, ciao belli, ciao ciao.